Gabbo? Si è crashato, Gabbo? Ma crashadino? Vediamo sul Discord. Secondo voi no. È crashato, Gabbo? Ma allora, risultare presente risulta presente. Wow, ma io non lo vedo. Proprio come partire col botto. Minchia, oggi. Una di quelle giornate lì e uno di quei mercoledì lì. Può darsi, può darsi. Quanto mi dispiace non esserci domani, Gian. Al quizzettone. Vabbè. Ci sono, io a fare figure di merda. Ma c'è Delia. Esatto, ragazzi. Dai, diciamolo, magari i ragazzi della chat non lo sanno. Allora, dai, ragazzi, dai. Domani a partire da mezzogiorno parte una mini maratona sul canale Twitch di Intel, costituita da uno, chiacchierata con Serafini Production, ovvero lo sviluppatore di quello che diventerà il gioco di Navigavia, la nostra ambientazione capo e spada piratesca, perché sì, stiamo sviluppando un videogioco per Steam e multipiatta in realtà per su una delle nostre ambientazioni. Poi parte una giocata su 7C, appunto, nella ambientazione di Navigavia, dove praticamente i suggerimenti del pubblico e gli input del pubblico modificano la storia e quello che appunto dirà il master, dove io porterò appunto un mio PG. Dopodiché facciamo un quizzettone, cioè un mega quiz con 10 coraggiosi partecipanti, tra cui anche la nostra Delia. Madonna. E ma poi a livello di regia a gestire sta roba, Gian, è da pazzi. Gian, mi suggerisci, Gian, domani? No, non avrò il tempo di suggerirti perché il quiz sarà un quiz molto rapido. Oh, no. Dovrai essere molto rapido. Non hai tempo di suggerire, Gian Andrea, due bigliettini, qualcosa. Ma dai. Le risposte scritte sulla mano, come... Sì, ma poi mi asciugo il sudore della fronte e tutto scolorito. E... No, ma Gian Andrea, devi fare come Mike Buongiorno con la tipa che si scriveva le risposte. Madonna. Sulla mano, okay? da gestire a livello di regia deve essere una roba folle. Non ti invidio per niente domani. Ma infatti spariamo in testa la cocaina o ci spariamo la cocaina e poi ci spariamo in testa. Non mi ricordo, una delle due cose. Interessante. Gabbo, come sei messo a slot magia? Dobbiamo riposare? Possiamo provare? No, dai, ho solo finito gli slot di livello 2. Sono pieno di slot di livello 1, quindi posso castare ben 4 volte Dardo Incantato. Io ho finito gli incantesimi, ma io non ne ho così bisogno. Secondo me possiamo andare avanti, che tanto non dobbiamo mica picchiare subito la vecchia, quindi... Sì, andiamo. Va bene, vai. Sì, no? Sì. Oh mio Dio. Scale. Nicola Uomo Gibbone scrive: quando amo la cacca, neanche quanto è riuscito a scrivere. Quando? Ma scritto quando? Quando? Cioè, presente il meme You had one job. Entrare, scrivere quanto amo la cacca e andare via, neanche quello. Mi dici impossibile raggiungere. Non mi fa entrare. No. Ah, forse dai, perché eravamo tutti sta utilizzando già. Ah, voi siete già tutti qua sotto, ragazzi. Io no. Ah no, non è vero, c'è... Cioè, oddio, tutti. C'è Verres e poi ci sono gli altri. Ok. Amici? Da-da-da. Gli altri che sono Enario e dimmi dov'è Mayrina. Ma... Non... Non... Senti, Zap Branigam con le scaglie, devi muoverti. Non mi fa entrare. Nicola Uomo Gibbone si fa perdonare con una sub, con il Prime, incredibile. Il migliore. Se, no, forse non hai capito cosa ti ha detto Nicola Uomo Gibbone. Quando ama la cacca, fa la sub. Il mio canale. Quindi tu sei la cacca. È vero, quindi mi vuole bene quanto alla cacca. Forse perché assomiglio alla cacca. Può darsi. Oh, ma che modi, dai. Ce l'ho fatta. Io l'ho visto di persone, sinceramente, con la cacca non ho visto somiglianza. Sinceramente. Non so se prenderlo come un complimento. Ce l'ho fatta, amici, arrivo! Ti ringrazierò. Tutt'altro. Sei proprio un bel uomo, come si suol dire. Gian, che cazzo hai fatto? Gian! Io arrivo, si spezza entrambe le gambe. Boh. Fate vederlo dal mio punto di vista. Io ho sentito un tonfo. Ho sentito un tonfo, ho detto, ma che cazzo è? Poi mi sono girato. È stato proprio, amici, non lasciatemi indietro, arrivo! Non mi scliccato. Che hai ho fatto? Mi scliccato la porta. Aspetta. Vai. Niente, ho mi scliccato la porta, però vabbè, tanto è da fare. Raga, le maschere le vogliamo prendere? A me non sembra una non si può, non di nuovo. Cosa è successo l'ultima volta che hai fatto passare qualcuno?
mi fa venire il dialogo. Seto sta cercando di ascoltare, condividi momenti oppure rendili pubblici? Non sono in dialogo privato, riesci a guardare? Io no, sto guardando. Io no. Ok. Ora sì, ora sì. Boh, io non ho cliccato niente. Gold coin spilling onto the floor. Gold coin. Sì, Limbo, lo so. Sì, figurati se non lo so, Limbo. Non so se voi avete già provato a prendere le maschere qua sul tavolo nelle vostre rane. Io sì. Allora, ci ho provato, però poi alla fine, in una maniera o in un'altra, ho tolto le maschere a quelli che andremo a combattere tra poco e li ho comunque uccisi, quindi... Ah, devo passare ora. Sano. Andrea, con chi stai parlando tu? Io? Sto ascoltando... cosa? Sto ascoltando... Vale. Ah, stai ascoltando... Her teeth, a row of deadly needles shine as they dive into your throat, blood spraying. Con sto cappello da pomodoro... Non l'avevo mai vista, non so perché. Come no? Non l'avevi mai vista? Fammi passare. Stay silent. Senti, fammi passare. Intimidire o persuasione? Se uccido la Megerarri avrai la libertà. La libertà. Forza, facciamo questo tiro. È un'avventura che non finisce mai. Che non finisce mai. E la vibrai. Ma dovrò di farla schiattare sta signora. Sta signora. Andiamo, bimbi. Lauren. Ciao Lauren. Vado a schiattare. Sorridi mentre si contorce. Guardami, sono cattivissimo. No, ci devo parlare. Ruggisci. Io, testa di cazzo! Allaghi. Ecco appunto. Testa di cazzo! Bambini, non litigate. Enario, non prendertela col pomodoro. Perfetto. Non mi fa passare. Come non ti fa passare? Devi... Su, clicca all'altra parte. Esatto, devi girare la camera. No, no, gira la camera e clicca oltre. Oh! Oh! Sì. Gira sì, la camera e ho capito, click... ma... Ho capito. Ok. Ma è che non mi facevo uccidere dal dialogo. Oh no, qui ci sono gli amici. Saltiamo. High ground. Ale, hop. Bene. Ah già, loro non chiacchierano neanche. Ma loro partono... Ma facciamo? Io nella mia run li ho uccisi male. Non li uccidiamo? Allora, tendenzialmente vorrei provare a fare danni non letali. Esatto. Danni non letali, però Gabbo sa fare soltanto missili magici lì e quindi... Per fare danni non letali bisogna andare su passive e togglare attacchi non letali. Esatto, esatto, yeah. Esatto. Danni esatto. Non letali. Sbrang! E poi questo. Funzionerà? Posso tirare la mia? Oh no, sono ancora il mio turno. Quindi. I fucked up. What did you fuck I up? I fucked up. Cosa hai fatto stavolta? Vabbè, provo di qua, dai, faccio questo. Sbra! Mancato! Wow! Yes. Grazie a tutti per i sub intanto. Scusate il ritardo della live, ma mi ero beccato. Domani Limbo. Grazie a tutti. Domani Limbo, domani iniziamo la nuova run di Cyberpunk. Voi l'avevate giocato Cyberpunk? Ci ho giocato letteralmente 6 ore. Gian Andrea. No, non sarai mai più il mio master fino a che non avrai finito di giocare una run intera di Cyberpunk. È che al momento cose da fare. Non è finito perché non mi piaceva. Non l'ho finito perché non c'ho. Ho giocato ad altro. Il ripudio. Karren, attenzione. Salve. Si è già dimenticato dell'idea dei danni non letali. Vediamo. Già. Ma io, cioè, alla fine, prima di riuscire a fare tutti quei danni lì a una persona, no. Vediamo come fa. Già, sì. No, niente, raga, sono troppo lontano. Va bene, tranquillo, tanto questi fanno cacare. Farò scatto e mi avvicinerò. Vai, muovi le tue gambine. Riesco ad arrivare fino a fianco al maialo. Wow, è bello. Sono qua che faccio il tipo per voi, ragazzi. Il più forte. Maledizione del rimpianto. Io c'ho paura. Gian Andrea è tutto cacato. Gian Andrea è tutto cacato. Vabbè, non sarà. C'ha paura. È spaventato. Piccolo. Ma piccolo, lei. Cosa stai tirando? Adesso mi ammazza il corvo, guarda. Un giavellotto.
No, incredibile. Tu fai 13 lanciando un giavellotto, già Andrea? Sì, ed è ritornante. Dove l'hai preso questo giavellotto? Su internet. Certamente. Dai, che tra poco è il turno del personaggio più importante di tutti. Il cinghialo. Il setoloso peloso. Ma come si chiama il cinghiozzo? Verres. Pietro. Non posso scegliere Verres. Il nome, quindi è Verres. Verres per gli amici Pietro. No, è già il mio giavellotto si chiama Pietro. Non la Verres. Già il mio giavellotto si chiama Pietro perché torna indietro. Sì. Guarda come rallenta perché cammina sul fango. Sì. Allora, io proverò a uccidere lui. 10. Uccidere ovviamente figurativo. Rimarrò esattamente dove. Guarda l'assetto come tutto cacato. Poi questo giavellotto lunghissimo. Guardalo. Questo giavellotto lunghissimo fa troppo ridere. Come fallimento? Delia fa un fallimento e poi fa un fallimento critico. No, non passa. Un fallimento e basta. Non passa di fallire e basta. Prima il tiro. No, prima ho fatto mancato, testa di cazzo. Testa di cazzo. Scusami. No, non mancato è e fallimento critico non è la stessa cosa. Stavo zitto. Mi permetta di dissentire. A dire il vero. No, aspetta, che devo prendere gli occhiali per fare questa cosa. Actually. Esatto. Però mi sa che ha sbagliato. Actually. In realtà, Delia, guarda che quando ti segnala mancato vuol dire che hai fallito il tuo tiro per colpire. Invece, fare un fallimento critico vuol dire che hai fallito eccezionalmente facendo uno sul dado. Quando fai mancato, potresti aver fatto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insomma, non abbastanza per superare la classe armatura dell'avversario. Quindi sì, hai fallito. Bellissima questa cosa. Grazie Gian Andrea, me la ricorderò per sempre. No, prego. L'altra volta mi hai chiamato Braz, ora mi rimproveri così. Ma Braz era un mezzo complimento. Mezzo complimento. Mezzo complimento. Mica ti ho detto che sembri una Lala Luzzi. Una Lala Luzzi. Cosa hai detto su mia madre? Guarda che simpatico quello che pensa che salendo i rampicanti è al sicuro dal nostro cinghiale. Il cinghiale? Non lo sa che il cinghiale. Non lo sa che il cinghiale. Il cinghiale può salire. Esatto. Come un ragno. Esatto. Vai Gian Andrea, colpiscilo, ammazzalo. Non letali Gian Andrea. Io stavo già per spingerlo di sotto. Colpisci Gian Andrea, colpisci alla gola. Non colpire alla gola. No, beh, non colpi. Ammazzalo! Danno perforante, cerca di pelare. Ah, non mi aveva toggolato. No, vedi che ho toggolato il danni non letali. Danni non letali, sì. Mi hai fatto prendere un colpo, Gabbo. Sì, lo perforerò non letalmente. Bella! Fisting mess, cacchum. Sei caro. Servi tu che... Ma secondo voi il porco li fa i danni non letali? No, mi sa. Prova ad andare su passive, dovrebbe averle. No, cioè non ha passive, il porco ammazza e basta. Il e allora migliore, che ammazzi. Il più forte di tutti. E va a proteggere Delia. Grazie. Vai. Se uno di voi togla i danni non letali, li attiva tutti. Lo mette a tutti, secondo me, sì, certo. Sì. Ha senso. Le Bratz non erano tanto belle. Oh, Gesù. Giusto? Io volevo uccidere. No, a me risulta mica morto. Mica muore così. A me risulta morto. Ma come? Sto facendo cacato. Ma allora non posso fare danni non letali con le frecce? Ma no, puoi lo fare so. Danni non letali con le frecce. Però lui mi risulta morto e basta. Danni non letali con le frecce. Mi esce morto pure, sì. Oh ragazzi, ma Gabbo Gabi, cioè... Cacca ha detto? Ho detto Gabbo Gabi, è la canzone che abbiamo sotto. Ah, pensavo cacca pure. Accecato, madonna che figata. Guarda che cazzo di... disse il corvo, quanto è bello, guardalo. Edgar Allan Poe. Si è lanciato, bravissimo. Della mia stanza. Si approcciò sull'uscio della mia stanza e disse... Poggers. Poggers.
disse il corvo. Poggers. In D&D si possono fare danni non letali solo con armi melee o disarmati, dice Vincent. Addio! L'ultimo colpo deve essere melee. No, io ho fatto danni... No, io invece l'ho colpito con un freccione, quindi l'ho ucciso. Io pensavo di poter fare danni non letali con l'arco, invece no, attenzione posso. Ragazzi, in Dungeons & Dragons e Baldur's Gate sono diverse le cose, Io l'ho fatto, Tu l'hai già fatto un danni non letali con le frecciozze? Sì, nella mia run, sì. Nella tua run? E allora... Sì, però frecce normali, non... No, era una freccia normalissima. Visme! Minchia, disse il corvo... Fa danno a cieca e poi fa danno fa attacco d'opportunità, cioè veramente. Certo, per la alla reazione. No! No! Oddio. Che hai fatto? È morto il maiale. Questa troia deve morire. No, non è vero, ragazzi, tutto ok. No, è vero. Guarda, se vieni Delia, se vieni vicino a quello lì vicino a me, puoi fare furtivo su di lui se vuoi. Ok. Gabbo Gabi! Vola, mia Enarion, vola! Non è vero che deve morire o l'altra cosa? No, l'altra cosa. Non può avere svantaggio contro il bersaglio, vai. Perché dono della servitù? Questa forse... della classe armatura, sì. +2/+8, più un fuori... No, non c'è scritto, sono solo imperi. Recupera 2/8, boh. Ci sono nemici a svantaggi, tiri per colpire e attacchi a distanza. No, non c'è scritto che non può subire... No, dice non può avere svantaggio. Vabbè, dai, tiragli una botta. Tira una botta. Una botta! Dio, erano... Incredibile, oggi non ci sei, così. Vabbè, tanto... Allora, non è vero che è oggi, però. È questo fight è talmente facile che non è un problema fallire questi tiri. Ha spinto morta. Delia? Mi ha spinto. Uccidila, Gian Andrea. No, arriva lo smite. Oh no, Non posso. Non ho. Non ho gli incantesimi, raga. Quello che posso fare. Incantesimo e smitala. Giuramento di inimicizia. Hai toccato la mia amica, è per questo. Boom. Lei può venire malmenata soltanto sotto la mia precisa supervisione, come con il chierico di Ilmater. Esatto. Io direi che a questo punto il mago là dietro, mi curo. Che cura tutti, lo posso spanare, ragazzi. Ma a me non si ammazza! Non mi è sembrato molto non letale. Matteo! Oh, il toggle ce l'ho! Siamo saliti di livello, let's go! Fuori. Cioè questo proprio la buttata da fuori, vabbè. Moriranno. Tranquillo Val, non mancheranno a nessuno. Va bene. Ha accecato anche questo. No, il piccione! Ma sì, va benissimo. Tanto mori poso lungo. Sì. Sì, per forza. In realtà... dobbiamo uscire per fare il riposo lungo perché non fare qualcosa. Ah sì, dobbiamo tornare indietro perché questa è area minacciata. Vabbè, vai indietro, Delia è perché ha fallito il tiro salvezza. Let's go. Delia è morta. Aspetta, dai, qualcuno aiuti Delia. La tiro su io. Dai, vabbè. Comunque, letali o non letali, 3 kill io. Ma! 0 kill. 0 kill a tutti voi. Così, giusto terra. Per dire. No, perché la maledizione del rimpianto. Delia, ma che cazzo. È perché aveva la maledizione del rimpianto. Quindi continua. No, basta, non sprecare roba. Che tanto no, dobbiamo. Esatto, adesso facciamo il riposone. Facciamo le nannine. Andiamo a fare il riposino. Andiamo fuori a fare le nanne, allora. Ho sprecato un cagare, volevo dirlo. Perché sono okay. Dardo stregato. Gabbo da B. Devo prendere sonno. Arrivo amici. Oh Gian, Gian. Sì? Oh, Gian. Ma tra un mese c'è Spider-Man 2, Gian. Lo so, tra esattamente un mese. State uscendo per tornare all'accampamento. Stiamo uscendo per tornare all'accampamento a fare il riposino lunghigno.
Io ho già fatto sì. Comunque sì, signori, tra un mese esce Spider-Man 2. Mamma mia, non vedo l'ora, my friend. Non vedo l'ora. Piangerò sentendoti, però. Piangerei dalla commozione. Mica così ma perché mi commuovo? Ma perché mi commuovo? Piangere dalla tristezza. A me non frega un cazzo. Allora, Gabbo, a me non frega un cazzo. Gabbo, a me non frega un cazzo di Spider-Man. Frega un cazzo di Miles Morales. Comunque mi stavo commuovendo al finale di Miles Morales perché era doppiato da questo bello. Bastardo. È molto bello il finale di Miles Morales. Allora. Dio e poi Madonna. Ah, ero andata all'accampamento. Ah, ma lei è già andata? Chi è che rifiuta? Chi è che rifiuta? Raga, ho sbagliato, raga, ho sbagliato, raga, ho sbagliato. No, no, ma io non sono ancora uscito. Ma io ero andata all'accampamento. Ok, let's go. Attenzione. Che succede? Dai. The stink of a Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. Bellissimi, bellissimi. Molto bello. Questa scena mi piace un sacco. Karlach, the Archdevil Zeriel's gladiator. Dio quanto sei intenso, Will, abbassa un po' il volume. Oh, è la lama della frontiera, ma... Hai capito male, Will, Karlach non ha intenzione di fare del male a nessuno, se non al mio pipo. Al mio pistolicchio, non al mio pisnello. Non lo gioco da un po'. Kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a ma stai zitto, che poi ti escono due corna in testa. Spoiler! I didn't take the blade for spoiler. I'm... Mal di pancia per tutti. Diarrea attica. No, non... Il personaggio no, in questa run... È fighissimo. In questa run non sto facendo la Dark Urge. No, no, no. Fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the blood war. Not an agent of it. By Baldurin's helm, I... No, I will not be tricked. You saw... Ti inganno io con sta mano. I may be an effective soldier, but I stai mettendo ste mani, Gian Andrea? In faccia a Will. Mani sopra il tavolo. Mani sopra il tavolo, Gian Andrea. Non avrei mai dovuto fidarmi di te, Karlach. Sei morta! Cerchi lo scontro, no, no, Will. Te ne darò io uno. No, fermati, hai visto quello che ho visto io. È una fregna incredibile e non è un pericolo per noi, per ora. No! Devils cannot be trusted. Percezione fallita. Karlach non è una diavolessa. Hai ragione, abbattiamolo! Early Day sei davvero... È bellissimo che ci siano queste opzioni, però, eh. Early Day sei davvero testardo. Karlach non è una diavolessa. Solo pregna. Approvano tutti. Mi stavo chiedendo perché non approvasse anche Gale. Poi mi sono ricordato che è morto per colpa di Delia. Ops. Ops. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. Vabbè, non hai detto che sia morto, magari lo ritroviamo dopo. Ah, no? Non lo so. What you think. Shit. Shit. Comunque, tra tutti i voice actors, quello di Will è quello meno talentuoso. Sì. Secondo me sì. Tra tutti quelli dei companions. Io non ce l'ho avuto in team, quindi l'ho sentito veramente poco. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Ma io sono un bravo pacificatore. Karlach, io. Sì, sì, vai a parlare con Karlach. Vabbè. E parte la roba degli arrapatoni, vai. Ho visto, ho
visto Karen sgambettare sul sottofondo. Tutto bene? Dopo la nostra pomiciata? Sì, sì. Vediamo come se la cava Gabbo, vai. Quella notte ha significato molto. Gives me energy. If I'm excited at all. Con anche il click angry, nervous. Che testa di cazzo. Gian Andrea sa che verso. Eh sì. Le Azel. Sono stato bravo, me la dai ora. Good thing for Will that Carlack called a truce. A tiefling. No, non me la dà adesso. Io con Alcin non ci parlo, che ha rapato. Parlo con Will. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Qualcuno ti ha messo le calcagne, Carlack. Vorrei sapere chi. I can say only this. Carl, one night soon when we make camp. Va bene. The veil will be lifted. Livellate voi. Livellino. Allora, io no, lo faccio adesso. Incantesimo di terzo livello. Che si chiama palla di fuoco per caso? Indovina che cosa ho preso? Che cosa intendi dire, persona a portata di palla di fuoco? Ho chiesto quanto è grande la stanza, ho detto casto palla di fuoco. Arma magica, infondi l'energia arcana di un'arma che diventa magica e tiene più uno di colpire i danni. Punizione marchiante! Ci do di 6 danni radiosi. E io will... Hey yo, what the fuck? Ristorare, aiuto... aiuto. Ma se facessi pelle coriacea sul mio pet, è una cosa che può avere un minimo di senso fare pelle coriacea sul mio pet. Pelle coriacea? Perché no? Sul mio companion. Infatti credo che lo farò. A concentrazione, azione bonus e non spende uno slot. No, spende uno slot, favore divino. Vabbè, prendiamo aiuto. Ma io voglio anche la punizione marchiante. Duello obbligato, su concentrazione, favore divino, un 4 extra cogliamo, quindi 4 danni radiosi extra. Perché dovremmo fare questa, perché dovremmo ricordarci questa cosa, Commander? Commander? Gabbo, ha detto Commander? Commander. Dice, ricordiamo che Gortash è stato doppiato da Jason Isaacs e Catrick Thorne da J.K. Simmons. Beh, che J.K. Simmons, tanta roba. Io sì, ma roba di cui abbiamo parlato all day, every day. Delia continua a pomiciare qua, che sta a fare? Non è pomiciare, sto facendo le informazioni. Che pomiciare, sto limonando. Sto facendo le informazioni. Sto prendendo le informazioni. Oh. Sto facendomi la barba. Papà, cosa stai facendo? C'è Pierino che... Che bello che lo sappiate tutti. C'è Pierino che... Caga quello che la sta raccontando. Devo poi fare biclassino di guerriero. Dov'è il mio scudo? Eccolo qua. Papà, cosa stai facendo? Pirino che caga fuori dal bagno. Mio Dio, ma dopo tanti anni sei sempre un coglione. Sempre. No, quanto è problematico il fatto che tutti e tre sappiamo questa cosa? Non è problematico, è un merito.
Non credo, Gian. Cultura pop. Ragazzi. Chi è che mi sta spingendo mentre parlo con lo No, stadio? Figurati. Io sto parlando con Shadow Art, quindi... Mai. But even then... Delia, livella, Delia. Delia, livella, Delia. Delia, livella, Delia. Mani in tasca. Va bene, Delia. Oh, siamo andati completamente oltre proprio, cioè. E, che faccio? Vediamo un po'. Oh, ma minchia, finalmente ho sbloccato gli slot di livello 2, posso castare 6 volte Smite. 6 volte. Beh, certo, per essere sicuri proprio, per no? Per essere assolutamente certi. Non ce n'è una che tipo è fino al prossimo No, Highway, non banneremo chi non conosce questa cheat. No. Perché io blocca persone? Un incantesimo che da blocca persone? Non suggerisco neanche a chi non conosce di andarsela a recuperare, anche se ci vogliono 6 minuti. Sempre preparato. Ciao Doggo. Che te, raga. Fisico da quarantenne che non fa attività fisica. Però molto anatema. Ricevuto osso. Carino. Passo velato. Delia, stai livellando, Delia? Cosa? Ho livellato. Possiamo andare? Devo andare. No? Dammi un secondo che devo fare... No, dammi un secondo che devo fare una cosa. Munizioni di Non ero io. Ero io. Scusate un attimo, devo finire di fare una cosa. Munizione divina. Non ero io, munizione stupido. Non ero io. Vai più vicino, stupido. Ok, ora possiamo. Vai più vicino, stupido. Till we meet again. E Narion, vuoi vedere cosa succede quando provi gli incantesimi? No, Gabbo, non c'è bisogno. Per carità. No. Eccoci qua. Ti ho salvato la vita. È morto il cane nel frattempo. L'avete ucciso. No, Graffio! Scherzando. Oh. Volevo solo farvi spaventare. Mi fa troppo ridere che gli elfi vanno in meditazione, quindi dormono tipo facendoti il gesto quello lì delle dita chiuse. Tipo, hai guardato, ora ti tiro un pugno. Sì, Gabbo. Cosa? Un cappello bellissimo. L'ha conciato male. Vabbè, però. Ha conciato male sto cazzo, prima di tutto, ok? Cioè, guardate che bello il mio cappello. Vabbè. No, non lo che è. Che bella la cappella. Torniamo. Brava, scappa. Scappa dalle tue responsabilità, Narion. Tunnel lussureggiante. Spring. Bello che adesso sembriamo dei Power Ranger perché siamo tutti di colori diversi. Io blu e bianco. Il mio viola è orribile. No, ti dono, sei una draw. Tre Power Ranger e un comodino. Arrivo! È callato. Va bene, niente. Gian deve iniziare sempre sta roba a metà vita praticamente. Esamina il calderone nodoso. Fatto. Niente, non fa niente. Allora, Sir Karren? Sì, calmi, dai. Don't look. Non è Simone essere impaziente, è Val. Ci sono dei funghi qua. Non è vero, sei tu una persona molto impaziente. Non è vero. È irascibile, ti arrabbi per nulla. Proprio parli. Io? Attenzione. Io sono la persona più ferma del mondo, va bene? Shots fired, attenzione. Bloop. Mica che salvataggio a mezz'aria mi ha fatto, bellissimo. Aglio! Sì. Hai fatto anche salvataggio contro le esalazioni. È vero, è qua è tutto trappole. È tutto trappoleto. È qui tutto trappole. Ma chi se ne frega? Anzi, guarda, facciamo così. Aspetta. No, Delia. No. Gappo. Sto cercando Gappo. Di passare. Sono molto piccolo e devo saltare. Ho bisogno di te vicino per fare un test. Il test consiste nel lanciarmi... Bing! No, assolutamente. Significa semplicemente fare due salti. Uno qui. E uno giù. Let's go! E poi così. Oh,
chi è il fenomeno che ha fatto esplodere tutto? Io, perché il personaggio non so perché ha saltato, cioè anziché saltare ha deciso di andare avanti. Vabbè, è posto breve? Pozzetta, ma no. Pozzetta, dai, pozzetta. Come Renato. Cosa facciamo? Parliamo con la zietta etero o la smite in testa sin dall'inizio? Smite in testa sin dall'inizio. Ce l'abbiamo dell'acquetta. Aspettatemi. Come al solito, con calma. La dovremmo avere, io l'avevo presa. Ce l'ho dell'acqua, dai. Sì, sì, ce l'abbiamo dell'acqua. Ne ho 9. Allora. Com'è che noi siamo tutti integri e Gian Andrea si è già preso 14 danni? Esattamente. Nessun problema. Togliamo i danni non letali, per favore. Sì, infatti. Dobbiamo farla esplodere questa vecchia di merda. Ma facciamola esplodere male. Aspetta, scusate. Aspetta, il personaggio più importante di tutti. Oh. Beh, cinghiale, setoloso peloso. Cinghiale, vero. Che Verres Major. Guarda, Major è più grasso? Ma è un cinghiale da guerra. Ciaddone, madonna mia. Guardalo. 30 HP c'ha comunque, lol. Allora. Stessi punti di vita di Karren quasi. Vabbè, senti, faccia di merda. Vieni qua. No, no, ma per dire. Chi ci parla con la vecchia? Ci disponiamo già da battaglia. Sto facendo il dialogo, quindi. Ah, allora io mi avvicino. Avvicinatevi. Io? Ah, mi sono avvicinato troppo. No. Oppure no. No! Qualcuno liberi la bimba! Faccio io. Per me io... Delia, perché non ti sta facendo agire? Che senso non mi sta facendo agire? Tu puoi agire, Delia? Sì. Ah, ok. Allora, faccio io l'acqua. Tiro io l'acqua sulla... Vai, Andrea, colpiscine una e dimmi se è quella vera. No, questa non è quella vera. Scusa, potrebbe essere fare i dardi. È quella top sinistra. Non fai prima a fare i dardi e vedere chi esplode? Sì. Eh beh, però perché altrimenti io spreco degli attacchi che farebbero 30 danni. Tu invece fai degli attacchi che fanno 3 danni. Ok, dovrebbe essere questa di fianco a me. Sei sicuro? O è questa o è quella lì più indietro? Aspetta che mi avvicino, faccio dardo incantato. Fermo lì, aspetta che faccio il test. 1, 2, 3. Potevi farlo prima, Era quello vicino a Gian Andrea. Hai visto? L'avevo detto Gian Andrea che era quello. Sono lento, non stupido. No, 16%. No. No, io dicevo che era questa. Era l'altra tu, Gian. No, quella di fianco a me. E secondo te perché ero andato da quelle tre? No. Non lo so, ma no. No. Possiamo salvare la tizia nella gabbia? Noi li sighiamo e Delia. Va bene, dai. Pozza di velocità. Fallimento critico. Idolo. Mancato. Di pernacchia. Vabbè, niente, proprio non ce n'è. Allora, c'abbiamo anche il... Io c'ho anche il... ma sti cazzi. Il maiale può adoperare oggetti magici, tipo quella sfera gialla di fianco a me che serve per abbassare la gabbia. Aspetta. No, ma non ci arriva neanche, però vai. Ma cos'è che ha guadagnato? Ira? È in ira il maiale? Può andare in ira? Let's go! Non è adesso, in ira, ma può. Non è adesso in ira, ma può. Adesso è chiaramente il signor maiale, comunque lui. Sì, etta, etta. Beffa crudele su Seto, ma come ti permetti? Tiro. Bene, sono due. Allora, lo rifaccio. Rifallo tu, che così io so chi menare. Sì. Dai. Rifacciamo il dardo. E occhio, perché una delle due è la tizia nella gabbia, quindi non usare tutti i dardi. C'ha 5 HP. No, ma sono 3 dardi, raga. Nel senso, non posso fisicamente fare tutti quei... Fai solo 2 dardi, allora. Esatto. Facciamo fai 2 su 3. Oh, aspetta, che non sono lontano. Terzo, sparalo su di me, sul corpo, sulla gabbia, dove ti pare? No, ma ne posso lanciare due, Gian Andrea, non...
Io ho paura. Doppio 5. Madonna mia, che... Thank the gods. Thank the maker. Vieni qua, bagatta. Ti tiro vicino, Gian? Secondo te gli posso fare la risata? No. Secondo me ci avrà una C altissima su quello eventualmente. Mancato e... La Madonna, mancato. Allora, 19 e... Non ha resistenza, eh? 23. Che Let's fate? Go. Che voi fate? Non... Guarda adesso, raga, ve la dico qua, ve la dico qua, adesso Marina cammina sul fuoco e crepa. Bello. Ci starebbe, eh. Te lo dico. Smite! Ci starebbe. Go! Quanti danni? Questa era di livello 2, eh. Diventi così morta. Ma io ho un secondo attacco! La monco! Certo. No. I'm fucking lucky. Vabbè, sono 41 anni, 41 danni comunque. Il cinghialone. Dabo dabi. Non posso fare niente con il cinghiale. Io intanto mi sistemo l'inventario. Non posso. Non posso fare niente col cinghialo. Non andare sul fuoco, Meirina. Mi incazzo, eh. Oh shit. Dimmi. Oh shit. Stai parlando col più sveglio del party. I'll find a way to return. Always have. Ah. C'è un Ferris Major sta cercando di aspettare. Sì, eccolo qua. I have something you want. Cosa devo dire a sua discolpa. Che anche se la crepiamo di mazzate, nel terzo atto c'è di nuovo. E qui la crepiamo di mazzate di nuovo. Ecco, spoiler a Delia. Però, se la lasciamo viva, ci lascia un boost permanente alle statistiche. Io... Va avanti. Sì, ma abbiamo... Piaccio a tutti io. Abbiamo un paladino. Abbiamo un paladino nel team, però. You want to be stronger, tougher, smarter, done. Tutto è possibile, più uno punto caratteristica. Per un punto carisma in più, io la signorina la lascio, eh. Che volete voi, ragazzi? Se vuoi restare viva, mi darai Marina e questo potere, me li darai adesso. Ho vista. Sì. Ci sta. Ah, per due. Ci riprovo. No. Noi non vediamo, eh. Vero, noi non vediamo. Ho tirato 18 CD 20, vai. Vai, Seto! Tu puoi questo e altro! Let's go! Che giocatore assurdo che sei. Si chiama scolare. Piccolo avido stronzetto. Yes! Let's go! Beh! Che schifo, Dio. Allora, se nessuno di voi lo prendo io, eh. Cioè, ma che cos'è? So. È un boost permanente a una delle tue stat. E che cosa mi fa esteticamente? Stupida vacca. Stupida vacca. Stupida vacca. I'll find another just as plump and ripe. I can set up shop elsewhere. People always need lotions and potions. Quando ci rivede... Quando e se ci rivedremo, sarei concime per questa palude. Concime, sì. E forse mi piacerà! Bye bye, pelato! No, petalo! Allora... Vedere... Non posso vedere la adesso scheda? Adesso la meniamo, vai! Sì, dai, meniamola. Allora, carisma... Perché cosa getta 8? Mi spiace, volevo solo aiutarti. No! Che modo interessante di ringraziarmi. Oh, potrei aver perso i poteri da paladino. Come? Perché? Sì, benvenuto nel paladino Oathbreaker, Gianandrea. Giuramento spezzato. Yep. Le megere non lavorano gratis. Un sacco di roba qua. Io e Narion siamo già dentro al...
coso della strega che stiamo rubando tutto. Un forziere pesante. Ops. Mio. Giuramento spezzato. Questa entità ha aspettato il suo giuramento sacro e perduto i suoi dettami. Non puoi più usare le tue cariche di incanalare divinità e dovrebbe recarsi all'accampamento e meditare su ciò che è accaduto nelle sue conseguenze. Lo farò, ok. Io mi prendo un più una forza. Credimi, allora. Gian Andrea, ne vale la pena. Hai rotto il giuramento, Gian? Eh sì, per fare questo più uno, più un punto caratteristica a tutto, ho accettato, diciamo, un patto con una creatura immonda. Ho cercato di avvertire. Sì, lo so, però ci stai, figo. Io l'ho fatto per il bene del party. Chi si è inculato la roba dalla vecchia? Non ne ho la minima idea. Avrei dovuto pensarci meglio. Le megere non fanno del bene a nessuno. Bene a nessuno. Ti ha dato più uno di una caratteristica. Cosa hai preso alla fine? Forza. Darren sta cercando di incendiarmi. C'è tre quarti d'ora che cerchi di spingermi. Nel momento in cui minaccio casualmente di tirare palla di fuoco, sei subito lì che vai a chiamare la mamma, eh? Certo. Io lo dico alla mamma. Ma avete già rubato tutte le cose? Gabi. Ma quindi come funziona il loot di questa megera? Ho preso io la bacchetta. Gian Andrea si è già acchiappato il più uno alla caratteristica. Ma solo io potevo farlo? Non era per tutto il party? Ah! Io pensavo fosse per tutto il party. È un po' comodo. Ma a me non serviva un più uno alla caratteristica. Magari. E che proprio a me ha aperto il menu in automatico. Se no l'avrei lasciata qualcun altro. Ma sì, va bene così, non ti preoccupare. Andiamo a parlare con quella non stronza di Marina di merda. Pezzi. No, ci ho già parlato io con Mirina. No, è qui fuori. Ma qui fuori ci bisogna riparlarci. Adesso ci parli di nuovo, allora. Allora parlaci tu, Delia, vai. Vai, Nel. Grazie, New. Gods, didn't hear you coming. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. What? You can. Spezzala, spezzagliela davanti, ti prego. You feel a surge of power from the wand. Io gliel'ho data. Otteniamoci il marito, raga, teniamoci il marito. Bring it back. Bring Connor back. Please. Spezza in due la bacchetta o punta la bacchetta verso la bara? Punta la bacchetta verso la bara. Come si fa a tornare con i poteri? Devo io la mattina quando mi sveglio. Attenzione, Delia prima delle 2 del pomeriggio. Alle 2 del pomeriggio. Elegante. Sì, no, l'unica differenza che vedo è che non sta chiedendo di bere del latte. Parliamo allo stesso modo. Ma possiamo avere questa cosa? La creatura è legata alla bacchetta, molto pratico. Quindi ce l'abbiamo un pet. Potremmo avere un pet. Adesso è mio marito. Era tuo marito, è morto. Mio marito. È andata male? Questo è tuo marito, lo vuoi o no? È subito capo. But he might be. And if he is, I'll find him and bring him back. Tieni comunque la bacchetta, ma ti pare? Che facciamo? Assolutamente, tieni comunque. Lei voleva barattare. Allora ti dico questo, Delia. Lei voleva barattare la figlia che ha in grembo con la megera per riavere il marito. Vabbè, ma è giovane e stupida. Tieni la bacchetta. Tieni la bacchetta. Era molto innamorata. Dagli la bacchetta, dagliela. La bacchetta. Ma... sì, grande. Ma adesso abbiamo uno zombie puzzolente al campo. Muto, Gian Andrea, sei un outbreaker. Muto, devi stare muto. Adesso c'è. Ma no, lo possiamo portare il nostro amico, al nostro amico all'accampamento. Posso usare la bacchetta di Ethel? Non è stata l'idea migliore. Ma come no? Guarda Connor, Winterblood. Ciao. Che dice addirittura bleh. Cosa dice, scusa? Dice bleh. Non ho sentito. Comunque ci facciamo con lui?
Basta. Ora è il tuo, non è un problema mio. Ah, esatto. Lo dovrai nutrire, pulire e prendertene cura. Sì. Ma non ci segue. Ah, invece sì. Invece sì, invece sì. ci raggiunge l'accampamento. Oh, raga, esaminatelo per favore, esaminatelo e leggete la condizione che ha. Puzzolente. Esamina. Puzzolente. Personaggio puzza. Ed è resistente, è da vedere. Puzzolente. Certo che non ha niente nelle tasche. Puzzolente. C'è soltanto una milza probabilmente nelle tasche. Possiamo evocarlo, dai. Ferma lì, Anarion. No. No. Andiamo a ammazzare un po' di Mephit. Allora, riposino breve. Va bene. E andiamo a ammazzare un po' di Mephit. What do you mean, bro? C'è appunto quell'isolotto qua vicino che si raggiunge a piedi, che dove ci sono dei Mephit. E ci sono degli oggetti. Sì, quello che avevo saltato io. Sì, vai. No, ecco perché hai finto Baldur's Gate velocemente, perché saltavi le cose. Ma smettila, questo mi si era buggata una cazzo di porta. Saltavi le cose. Comunque adesso Enarion, io non voglio... Abbiamo fatto la roba del cacciatore di taglie? Io ci ho parlato al volo. Sì. Comunque Enarion, io non voglio trovare pezzi di cadavere in giro per l'accampamento. Te ne dovrai prendere cura e pulire i tuoi bisogni. Cosa è successo? Ah, in realtà diventerà amico di... Lacerato, sanguinante. Sta morendo. C'era una trappola. Raga, lì c'è un... da scavare. Ma dove siete? Un mulino. No! Il cinghiale. Gabbo Gabi. Oh, avete aperto un tesoro. Uno scrogno. Tesoro. Io sto superando tutte le trappole senza beccarmele e senza notarle minimamente. Beata ignoranza, Gian. Beata ignoranza, Gian. Vero? Ma perché sei un drago? Davvero? So troppo un drago io. Razzismo? Avverto del razzismo? No, è un complimento. Yeah. Ma perché ti continui a lacerare, Gabbo? Qui ci sono degli arnesi a scasso, Delia. Mentre sto baule. Arrivo. Ah, sono malato. Gian Andrea, ce l'hai ristorato? Ce l'avrei. Il malato. Dove servono gli arnesi da scassino? E dentro. Ah, mio non lo dà che deve essere scassinato. No, ci sono dentro. Ok. Occhio, qua parte il paesimo. Santuario decrepito. Eccola. Rababom. Allora. Sto morendo, Karren. Vediamo. Eh sì. Allora. Ehi, tu. Ho 18 turni di lacerazione. Ma questo è un 70% nonostante il danno aumentato? Let's fucking go. È meno uno. Poi. Occhio che sti stronzi esplodono, eh. Marchio. Va bene, io rimango qua. Sono contento. Allora, debole al fuoco. Io ti faccio un... Perché non posso? Sotto incantesimo. Ah, perché mi serve sia l'azione che l'azione bonus. Vabbè, io ti smite normale. Smite! Oh my god. Oh my god. Se te colpisce con 16 o più, ottiene 30. 13 danni. Eppure è frastornato. Smite! Ok. Mephit che evoca Mephit, va bene. Internet fa paura, mi hai scoperto in The Wardrobe. Sì, fantastico. Avvertite gnolle e goblin stanotte, perché oggi si buscano botte! Ignis! Allora... Questo può andare qui. Accecato. Bello, non posso fare un cazzo perché
Eravate in Gen Fight e mi ha utilizzato il movimento. Movimento. E beh, però è l'azione scalpa, per muoverti di nuovo. Ma devo saltare, no? Da lì, da dove sei tu? No, dovresti riuscire a camminare. Sì. E beh. Se fa che usi... E che purtroppo usi... Vanno tutti sul tuo corvo. Guarda. Che bait. Allora. Che modi. Io voglio assolutamente, senza nessun motivo... Mira! Incazzato come una faina! Vieni, provaci. Mi ha preso. Ah, arrampicanti tua madre. Sì, tutti intorno a me. Palla di fuoco, amigambo! Smite! Sica, no, invece l'ha distrutto. Palla di fuoco, amigambo! No, anzi, palla di fuoco dove c'è il corvo e il maiale. A questi ci penso io. Ma come? Non azzardare, lol. Ho capito. No, io aspetto voi, allora. No! No! Gabbo. Che c'è? Questa me la pagherai. Ma il sorvegliante di boschi si rigenera se non faceva quello. You're gonna pay for that. Dai, ho fatto pure preciso, ho fatto pure l'incantesimo preciso, così ha passato il tiro salvezza. Perché non l'ho beccati che avevano 2 HP sti stronzi, hanno superato il tiro entrambi. Minchia, sì. Che pezzi di merda. E mi hai pure interrotto la punizione incandescente. Simone. Addirittura. Eh sì, ho fallito il tiro su concentrazione. Non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. Occhio, Mi sembrava una buona roba. Il porco. Vai, porco. Ho 2 punti vita. Il bersaglio è troppo lontano. Ma non è vero. È perché c'è un tronco in mezzo. Sì, ma... Di solito si sposta in automatico quando fa... Colpo frenetico. Cioè c'ha doppio attacco. 17! C'ha doppio attacco. È perché in ira. È più forte di me. È più forte di me. Stonk! E ristonk! Ale. Ma io sto mancando e basta oggi. Mani della scintilla. Togli quella passiva, bene. Grazie, Gabbo. Magari togli la passiva. Cosa volete? L'ho ucciso già, Andrea. Ma esplodono i Mephit. E ho capito. E tiro la palla di fuoco e me la paghi. Ma te l'ho detto io. Ma te l'ho detto io di tirare la palla di fuoco. Mi preparo la cena e non c'era abbastanza. Sì, vabbè, mo. Allora, Delia. Se lo rifai, giuro il porco contro di te, Poi vediamo. Cosa ha fatto? Hai provato a spingere qualcuno? Chiaramente bisogno di riposare. Sì, anch'io. Perché sto crepà. Perché sono ferito e tra poco andrò in cancrena, una roba del genere, secondo me.